Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi vediamo una delle più note poesie di Ugo Foscolo, Alla sera. Ce la legge per noi Vanessa Bertello. Grazie mille, un bacio. Alla sera di Ugo Foscolo. Forse perché della fatal quiete? Tu sei l'immago a me sì cara vieni, o sera. E quando ti corteggian liete le nubi estive e i zeffiri sereni? E quando al nevoso aereo inquiete tenebre lunghe l'universo meni, sempre scendi invocata. E le secrete vie del mio cor soavemente tieni. Vagar mi fai coi miei pensier sull'orme che vanno al nulla eterno. E intanto fugge questo reo tempo e van con lui le torme delle cure onde meco egli si strugge. E mentre io guardo la tua pace, dorme quello spirito guerrier che entro mi rugge. Passiamo ora alla parafrasi, cioè alla spiegazione letterale. Bene, state bene attenti, o sera, da mettere prima, a me sì cara vieni, forse giungi così gradita, perché sei l'immagine della quiete fatale. E qui finisce il primo periodo, cominciamo con il secondo. Passiamo al secondo periodo. Sia quando ti accompagnano lievemente le nuvole estive e i piacevoli venticelli di primavera, sia quando dal cielo nevoso, carico di neve, porti sul mondo tenebre minacciose e lunghe, sempre scendi da me invocata e occupi dolcemente le vie nascoste del mio animo. Bene, ora tocca a te, perché come disse Confucio, se ascolto dimentico, se vedo ricordo, ma se faccio capisco sul serio. Quindi continua da solo la parafrasi delle altre due terzine. Come vedi, è anche già facilitato l'esercizio, non ti sarà difficile concluderlo. Comunque in questa diapositiva si può trovare tutta la parafrasi. Fai un fermo immagine. Affrontiamo ora, se ti va, l'analisi del testo. Il sonetto è diviso nettamente in due parti. La prima parte descrive lo stato d'animo dell'io lirico dinanzi alla sera, mentre la seconda parte è più dinamica ed è qui infatti che si colloca, è proprio il nucleo centrale del componimento, cioè quello del nulla eterno. La struttura di quest'ultima parte si organizza praticamente con una duplice opposizione. Da una parte il nulla eterno contro il reo tempo. Da una parte la pace della sera contro invece questo spirito guerrier del nostro grande poeta che dentro gli rugge, proprio lo distrugge, lo consuma quasi. Molto bella è la scelta, la posizione e la dinamicità che danno le parole. Infatti, il reo tempo si dilegua dinanzi all'immagine del nulla eterno, ma lo spirito invece guerriero si placa dinanzi proprio alla pace della sera. Lui, il nostro poeta, che ha vissuto veramente una vita intensa, che ho riassunto in queste due slide, ti consiglio di approfondire e in descrizione metto un video di sintesi. È ovvio che per Foscolo la sera è l'immagine della morte, è la stessa morte intesa come l'annullamento totale. E infatti c'è proprio uno scontro tra l'eroe con una realtà storica che lui vede in modo negativo. È da mettere infatti in paragone, in parallelismo, il reo tempo con lo spirito guerriero, che
che rappresentano e fanno ancora più vedere l'irrequietudine ribelle e tormentata dell'eroe che è legata proprio al momento storico negativo. Il centro dell'azione dinamica è messa su due verbi, dorme e fugge, che non a caso sono proprio messi alla fine del verso, creando un fortissimo enjambement. Odo, il parallelismo sintattico è veramente rigoroso. Infatti da una parte abbiamo un elemento positivo come l'eternità, un verbo di trasformazione come fuggire, e poi un elemento negativo che è l'annullamento come il reo tempo. E la stessa struttura si ripete con pace, dorme e spirito guerriero. I parallelismi con le ultime lettere di Jacopo Ortis sono molti, e infatti si trovano proprio i temi principali, come lo sradicamento, l'infelicità, l'irrequietudine, la rivolta, temi che sono stati affrontati ampiamente proprio nell'Ortis, e in entrambi i casi l'unica soluzione sembra essere proprio l'annullamento totale. Però rispetto al romanzo epistolare qui c'è un maggiore distacco contemplativo, mentre invece il romanzo vi era più uno sfogo passionale. Riprendendo Confucio, non sei padrone fino a quando non ti eserciti realmente su qualche cosa, e allora fai le esercitazioni, questo invito alla scrittura. E allora, hai capito? Hai compreso? E se no, ripassa.